Allora, oggi volevo provare questo gioco con la compagnia bella, il Meluz e incredibilmente il Fabbor in esclusiva mondiale. Però, come dite, hanno dei problemini. Anche perché mi hanno detto ti attendo e così giochiamo insieme. Invece, come dire, ho iniziato questo gioco ed è stata la fine. Perché è uno di quei giochi che quando inizi, continui. Stai sereno che vai a sangue, come nel mio caso, in cui sono arrivato al livello 50, ovvero il livello massimo per adesso. Poi presumo in dei DLC che amplieranno le possibilità. Comunque, potenza, sangue, anche un sacco di bulloni, perché giocando a folle ne fai veramente tanti. Allora, come equipaggiamento, ovviamente è un gioco che puoi mettere di tutto, c'è veramente di tutto, che sblocchi nel corso dei livelli, ci sono delle casse così droppate random. Allora, per adesso queste sono le armi, diciamo, rare, che hanno questa specie di sfuochettata o soleggiata all'intorno. Comunque, il... anzi, lo Svidrigailov. Mamma mia che nomi, nomi da paura, E danni fino a 959... Preciso, rapidissimo e anche un po' di danno critico. Poi ci sono ovviamente delle armi da panico. Ho usato molto spesso il costruzionista severo con anche un patriottismo più 20%. Delle robe bonarie, insomma. Come arma potente vedete che c'è di tutto. Lanciagranate, le Gatling da paura. Vedete questa Gatling 1000 fino a 1092 danni, straveloce, che però ti meno 75 di velocità ti rallenta da panico, vai lentissimo. Adesso sto utilizzando anche questa, che va a fino a 1873 danni, una roba da paura. Poi ci sono lanciagnomi, lanciagranate, c'è veramente di tutto. Questo non sono delle armi, però ti raddoppia la, la rigenerazione della salute. Attenzione al pettine rosa, spettacolare pettine rosa, più 763% di danno proiettile esplosivo e una birretta che è sempre bonaria. Poi abbiamo taglio jersey, tutti i danni 5-5-3, disattivano le scivolate, questa l'ho usata anche spesso. Questo è bonario, ti fa un pacco di danni, però ti toglie tanta gravità, sei veramente un peso morto. Questa l'ho usata anche tantissimo, però fa un casino di danni, ma diventi proprio impreciso, spara ovunque tranne dove miri. E poi tanta tanta altra roba. Vediamo adesso le ali demoniache, che anche sono svolazzare malignamente. Infatti vediamo che fa delle svolazzate da paura. Altri oggetti bonari per adesso, lo zaino leggio muori, che ho utilizzato anche molto spesso. Poi i pantaloni, equipaggiato, 377 danni, scivolata, se anche più veloce, più rapido, più alto, una birra in più che non fa sempre, fa sempre male. Attenzione alle calzarete, che sono uno di quei equip tipo questa o anche i calzini atletici, che fanno addirittura più 1551 danni, che però tolgono munizione, tolgono salute, sei pochissimo resistente, però salti e corri come un asino, assicurato. Allora, vedete qua che spara sangue, fa un pacco di danni, ti sembra che lo faccia. Anche questa è una bella arma. E vedete anche la svolazzata di quelle giuste. Attenzione, la facciamo. Ecco, che ti velocizza proprio la sangue. Allora, attenzione, abbiamo già 237 stelle. Manca 250 e fai il livello finale. Questi qua l'ho fatti con un tizio online che veramente spaccava i culi, quindi sono riuscito ad avere anche delle ottime prestazioni. Allora, rifacciamo questo. Impossibile fare le 5 stelle da soli, però tentiamo la sorte. Allora, attenzione, attenzione, vediamo se si può fare qualcosa, combinare qualcosa. Questo è il livello folle, il livello più difficile. Ecco, questa cosa è veramente una figata, questa cosa, perché tu stai in aria, svolazzi e dai delle botte. Peccato che a livello folle non basti neppure quello. Allora, venite ragazzi. Guarda lì, guarda lì. Svolazzi e li prendi dall'alto, oppure scivoli. Fai delle cose marce proprio. Ok. Cercando anche di prendere degli ottimi dindini. Guarda lì, punteggi non ne farò mai. Allora, comunque, questo è il gioco che è da consigliare assolutamente, ragazzi, da fare soprattutto in 4, sicuramente qualche coppina. Se riesco a registrare, e soprattutto, minchia, sono già fottuto.
già leggermente fottuto. Cerchiamo di stare un po' in alto, perché prima o poi, ecco, vedete, hola, spariamo tutti dall'alto così. Guarda quanti sono! Cristo! E superiamo questa ondata veramente brutalmente. Ecco, li tiriamo giù di brutto. La cosa che si dovrebbe fare in questo gioco è... oddio, questo qua sono quelli che spaccano di brutto. Madonna! Cristo! Devasto, devasto. Attenzione, voi venite qua. Mentre io vi rispedisco indietro il colpo. Con cautela. Ok, se ne viene leggermente a fanculo. Guarda questo! Oh mio Dio! Questo qua non ce la farò mai. Questo qua tira delle lorde veramente spaventose. E noi dobbiamo evitare con tutta la forza. Guarda quanto è, guarda quanto è resistente, guardalo. Cerchiamo di evitarlo così. E questo li spariamo dal basso. Musica. Ah! Venite ragazzi! Esplodete! Ecco. Il trucco qua per fare punteggio è un bel problema da soli, riuscire ad avere una combo, come dire, mantenere le 5 stelle. O anche 4, insomma. Più di una di sicuro. Guarda lì che casino. Bisogna assolutamente evitarli. E direi che questa svolazzata impressionante può anche aiutare. Come avete visto, se io rimango in alto, colpisco. Questo fucile spacca, una bella raffica, però ha una gittata veramente scarsa. Ecco. Due rotte coglioni, due rotte coglioni. Guardalo che stronzo. Bisogna evitarlo. Guarda che... Anche perché i checkpoint, non dici, ma un checkpoint. Dici, ma un checkpoint ci sarà. Minchia, qua è la fine. Qua è la fine. Ragazzi, ragazzi. Un birrone. Datemi munizioni, datemi birre, datemi di tutto. No, il tizio, no, cazzo! Guardate che sono delle merde. Guarda, fottutissimi, proprio fottutissimi. Davvero, davvero, davvero folle. Vogliamo vedere qualcosina difficile, invece. E questa è l'altra modalità a difficile. Ecco. Con una bella sopravvivenza. Attenzione, ci sono poche ondate. Se la cavi anche velocemente. Vedete che la gittata è scarsina quando agisce. Queste le prime ondate, che sono quelle richieste per superare il livello, sono poche e relativamente facili. Il problema poi sono le ondate, come dire, extra, fino a 4, dove veramente c'è di tutto. E su di veramente la merda. A questo punto guardalo. Guardalo. Ecco, già difficile. Come detto, almeno con questo equipaggiamento. Poi è normale che se uno arriva con... l'ha finito a facile, arriva qua e ha comunque dei problemi. Dopo avere della robettina già buona come quella che ho adesso, è difficile comunque in solitaria, molto difficile, a completare anche un livellino. In coop è un altro paio di maniche, soprattutto se c'è il tizio che ha delle robe allucinanti. Allora venite ragazzi, venite pure. Venite. Ecco. E questo è il successo di base. Il successo proprio di base. Più di così non si può. Se non arriva la ondata bonus. Attenzione, arrivano queste che sono veramente dei rompi coglioni. Guardate quanto meno resistono rispetto al folle. Il folle è veramente. Già quelli lì che sparano. Grussi che sparano i cazzo di missilini di merda. Ok, che non si riescono ad evitare. Dammi un pochino di quello. E qua c'è anche dell'ottima dinamite che uno può azionare nel momento propizio, ovvero quando c'è un burdello consistente. Allora, tac, dai una bobettina, puoi usarla una volta. Attenzione al covo del signore. Allora, qua c'è il signore Zama. Qua c'è il signore non con tutto l'ambaradan.
Ok, dovrebbe esserci lui diretto. Questa viene riproposta spesso. Ma lui ha una cosa in più. Lui qua ti insegue. Vieni qua. Allora, qua la sfondiamo di... la sfondiamo con questo tipo di sfondamento. Ecco, esatto. Ecco, con l'arma già giusta non regge un cazzo proprio, lol. Il problema è che adesso qua ti insegue come un asino. Ok, bisogna leggermente scappare. La velocità è super rapida. Beh, vedete, vado più veloce con la planata e con... signore! Il problema adesso è che qua quando saliamo è un po' un problema. Dai. Ecco, sono già potuto. Bisogna muovere le chiappe. Vai. Vai, tesoro. E vedi, si incula lì e si autodistrugge. Non ce la fa più a salina. Tutto leggermente... sì. Qua c'è la vittoria. Vediamo se ci fa vedere il livello filmatino finale. Per adesso finale. Dai. Più punti di così non si possono fare. Ah, si può fare ancora meglio. Incredibile. Che dice schifoso. Vediamo cosa ci dice adesso. Ci dice le solite cose. Però è cambiato qualcosa. Ho preso tanti dadi. Vedi, è già cambiato la storia. Soldi a manetta. Ho fatto di tutto di più. E in più ho salvato anche la principessa. Buono. Quale principessa? Infatti. Ah, la principessa. Ok. Quante cazzo di cose ho fatto? Ah, chiamiamo la mammina. Bene. Ce l'ho fatta. Fino al prossimo DLC, ovviamente. Ed ecco a voi il campione definitivo con la super maschera Zama, il teschio sfoccheggiante e soprattutto con un'abilità di scivolata. Di scivolata. Di zompicata in aria, che è un qualcosa di spaventoso e di vergognoso. Ok, siamo pronti a fare ulteriori culi. Saluti. Adesso voglio vedere, eh. Voglio proprio vedere. Ragazzi, guarda che massacro. Livello folle. Voglio vedere se riesco a resistere più dell'altra volta. Porca troia, quanti danni che cazzo, quanti cazzo di danni. Wow. Cristo.